A Valsecchi Dall'Aria sfida a salvezza. Il Perticara vuole ottenere il terzo risultato utile di fila dopo aver ottenuto i più punti in esterna domenica scorsa sul campo del Morciano e aver vinto la domenica prima in casa contro l'Atta Valconca. L'Atletico Poggio vuole invece iniziare a staccarsi da una posizione di classifica che non gli appartiene, anche se fino a questo momento il campo ha mostrato altro. Già un cambio tecnico eseguito per i bernesi, le difficoltà in questa stagione sono davvero tante. Il Perticara invece sul campo amico ha già conosciuto due successi, dopo Stelle Valconca punta al terzo, ma i punti paio oggi valgono doppi. La prima occasione di Marca Bernese sul pizzo raccoglie un rinvio corto della difesa perticarese girando subito in porta, la sfera termina di un nulla al lato. Il Perticara risponde con una punizione di Manenti ribattuta sui piedi Cedrini, la conclusione del difensore non reca pericoli alla porta di Sebastiani, mentre sul versante opposto il calcio piazzato di Neri fa gridare al gol, la sfera termina alta della disperazione del numero 11 racchiusa in questo riquadro. Non è da meno il pallone regalato da Pagliarani a bomber Girardi, l'attaccante si lascia ipnotizzare davanti a Sebastiani. I bernesi dalla tribuna protestano al minuto 30 per questo atterramento in area di rigore di Gambuti, ma Di Rivero e lo stesso numero 7, tra l'altro ex di turno, a non obiettare. E quando Bobber Neri si ritrova dall'altra parte, la stessa chance capitata sui piedi Girardi, anche lui si divora il possibile vantaggio davanti a Balducci, ma il balza dei regali difensivi prosegue, ma qui bisogna dare merito al dribbling elegante di Celli, gran pallone del numero 10 a servire Neri, perfetto in movimento, il tempo preso dall'attaccante alla difesa locale con tanto di imbucata vincente, 0-1 ed esultanza per Neri, stile del vecchio Montella negli anni romani. Ma il Perticara non demorde, in pieno recupero perviene al pareggio, qui Sebastiani nello stacco aereo prende male il tempo venendo scavalcato da Verardi che di testa beffa l'estremo ospite ristabilendo la parità prima de rompete le righe. Proprio con questo gol infatti il direttore di gara manda le squadre a bere un tè caldo. A inizio ripresa il Poggio Berni sfiora la marcatura, dalla distanza ci prova Fontana senza trovare fortuna, il Perticara fa le prove dei gol, qui Girardi riesce a liberarsi e a servire la corrente a Verardi che viene tamponato dalla perfetta uscita di Sebastiani, ma l'estremo ospite deve arrendersi quando Girardi questa volta dalla parte opposta mette al centro un assist al bacio con il tocco in corsa di Averardi che sigla il sorpasso 2-1 per il Perticara, esplode in questo caso lo stadio Valsecchi Dall'Ara. Il Perticara avrebbe anche la chance due minuti più tardi per firmare il tris sul cross di Rossi, Pagliarani colpisce il pallone con il braccio, il replay ci mostra proprio questo, il primo immagine ci aiuta ma dal dischetto lo stesso Rossi trova il palo alla destra di Sebastiani a negargli la gioia del gol. La partita rimane bella accesa, dal calcio piazzato ci prova Celli, pallone alto dall'altra parte, uguale esito per Rossi, pericolosi gli ospiti su questo traversone sporcato dalla difesa locale con Neri che cerca l'acuto vincente ma nulla da fare, Manenti invece dal calcio piazzato alza la mira mentre dall'altra parte della marchina mette alto. Se di numeri 19 si parla, Sartini risponde presente, il suo tiro è neutralizzato da Sebastiani. Poggio Berni che dalla distanza da calcio piazzato scheggia la traversa, nel finale anche la beffa per l'espulsione di Neri per non aver rispettato la distanza al momento della battuta di Balducci, secondo giallo e dunque rosso. L'ultima azione porta la firma di Manenti da calcio piazzato con Sebastiani che interviene in maniera goffa ma efficace, termina qui una gara che porta 11 punti per Perticara in classifica mentre scaravente il Poggio Berni in fondo al tunnel.